Oggi spaghetti all'assassina, un piatto che ho conosciuto in Puglia qualche anno fa, devo dire strepitoso. Normalmente sarebbe un piatto della cucina avanzata, cioè quando avanzi gli spaghetti al pomodoro poi ripassati in padella. Però è diventato talmente di successo, talmente buono che le persone lo fanno apposta e lo realizzano apposta. Si può fare quindi sia in un modo che nell'altro, vediamo come farli apposta. Due spicchi d'aglio, ovviamente peperoncino, sia così o anche fresco, adesso io non ce l'ho fresco ma fresco andrebbe benissimo, e anche tritato finemente per dare un po' di brio, del concentrato di pomodoro, del buonissimo olio extravergine d'oliva, spaghetti ovviamente e salsa di pomodoro che non c'è la salsa di pomodoro, ti ho detto prepararmi tutto, Romina non me l'hai preparata. Eccola, è arrivata magicamente, e questa buonissima salsa di pomodoro, quindi pochissimi ingredienti, semplici semplici. In una bellissima padella antiaderente, olio abbastanza generoso, poi dipende quante porzioni state cucinando, e iniziamo ad accendere. Poi, ovviamente non è pasticceria, si va a occhio, quindi non servono le grammature. Due spicchietti d'aglio che faccio a lamelle sottili sottili. È una pasta bella, gustosa e ricca, quindi l'aglio deve essere bello tostato che esalta bene il suo sapore, quindi aglio e peperoncino, sia questo qui tritato abbastanza generoso, il nome all'assassina è proprio perché è una pasta bella piccantina ovviamente, e un po' di questo qua in polvere. Facciamo rosolare e nel frattempo prepariamo questo brodino particolare, molto semplice: acqua calda, concentrato di pomodoro per fare un bel brodo rosso aggressivo e ovviamente un po' di sale, e questo sarà il brodo della nostra pasta. Il segreto del piatto sarà la giusta rosolatura dell'aglio, deve essere bello tostato ma non bruciato, ma deve diventare bello biondo, e quando mettete il pomodoro dovete sentire fare un bel rumore di frittura, e soprattutto non preoccuparvi della cucina che schizza tutto il pomodoro. Un po' d'acqua. Se volete fare un buon pomodoro dolce, dovete mettervi un cuore in pace. La cucina va tutta schizzata di pomodoro, perché la fiamma adesso dovrà essere bella violenta. Sale. Non esageriamo, perché poi anche il brodo è salato. E ora vediamo di farci criticare un po' da tutti quanti, va? È un pizzico di zucchero. Tragedia, ho messo un po' di zucchero nel pomodoro, non si fa. Facciamo cuocere adesso a fuoco molto forte per qualche minuto, 2-3 minuti, non serve di più. È proprio via della rosolatura a fiamma forte che il pomodoro caramella e diventa dolce. Poi l'aiuto con lo zucchero anche è un bel aiuto, diventa bello dolce, ma vi serve la fiamma forte e vi serve schizzare un pochettino in giro purtroppo. A questo punto, dopo 3-4 minuti di bollitura, prendiamo gli spaghetti e mettiamo gli spaghetti giù tutti in fila così. Li bagniamo bene col pomodoro, e anche qua di nuovo li facciamo un po' rosolare, no? Se vogliamo usare questo termine, se si adatta a uno spaghetto. Dobbiamo iniziare un po' una sorta di caramellizzazione. A secco, così. E a questo punto giù di brodo di concentrato di pomodoro. Tempo di cottura della pasta 12 minuti, e se li prende tutti e 12 stavolta, non è come quando la facciamo bollire dove magari la tiriamo fuori anche a 8 minuti per finirla in padella. Qua cuoce con poca acqua e quindi se li prende tutti e 12 minuti tranquillamente, e quindi ci si vede fra 12 minuti. Sono passati i 12 minuti di cottura e vi ricordo che non è una spaghetto al pomodoro, con la mantecatura, la cremosità del pomodoro. Dovrà essere una pasta che diventa asciutta, perché adesso la andiamo a bruciacchiare sul fondo, a caramellare bene, a fargli fare la crosticina. Quindi quando è quasi finita la cottura,
non dovete più aggiungere brodo perché deve rimanere asciutta, e iniziamo il processo di caramellizzazione, ovvero alziamo la fiamma al massimo e non la giriamo più, e gli lasciamo fare una crosticina sulla parte sotto. Deve diventare quasi croccante e, passatemi il termine, bruciaticcia, non bruciata, ma bella caramellata e con la crosta croccante. Un po' di parmigiano sopra e poi andiamo a servire. Quindi adesso aspettiamo la caramellizzazione. Controllate magari spostandola così che non stia bruciando troppo, ma che stia solo caramellando. Adesso la giriamo sotto sopra e andiamo a vedere il livello di caramellizzazione. Ecco qua. Vedete? Questa crosticina qua è la sua caratteristica. Gliela facciamo fare anche un po' dall'altra parte. Quindi bella croccante caramellata, ma non bruciata ovviamente, perché altrimenti poi è troppo. E facciamo fare anche dall'altra parte. Voilà! Ci siamo, basta. Adesso, parmigiano sopra la nostra, chiamiamola, frittatona di pasta. Aspettiamo che fonda questo parmigiano e, mentre rosoliamo ancora un po' anche dall'altra parte, un velo d'olio e una grattatina di pepe. E ci siamo con la nostra, il nostro spaghetto all'assassino. Pepe generoso, pepe è un'aggiunta mia, di solito si mette peperoncino e basta, però il pepe, secondo me, peperoncino è piccante e crea brio, e il pepe mi dà un bel profumo. Ed ecco a voi questa meraviglia, peccato che non possiate sentire il profumo perché è strepitosa. Buon appetito, provatela, ciao ciao!